Benvenuti a questo incontro che anticipa poi la celebrazione con cui festeggerete e festeggeremo molti importanti anniversari di ordinazione. Tra i traguardi di quest'anno, tra i traguardi giubilari, c'è quello del Vescovo Antonio e quindi per questo abbiamo voluto anche cominciare con questa testimonianza, ma non solo per questo. Al Vescovo chiedo quindi intanto di raggiungerci sul palco. Ecco, mentre il Vescovo sale, vi ricordo anche che questo appuntamento di oggi viene registrato e sarà disponibile da domani sul sito di Plurap. Quindi avrete la possibilità eventualmente di riascoltare e di riverificare alcune cose. Ecco, ci ha raggiunto anche Don Maurilio Guasco, che dopo presenteremo, intanto ringraziamo per la presenza. Ecco, abbiamo voluto iniziare con questa testimonianza del novembre 2007, convegno di Asiago, dove molti di voi erano presenti, per due motivi, tre motivi anzi. Primo, quello che dicevo perché ricordiamo i 50 anni di ordinazione presbiteriale del nostro Vescovo. Secondo motivo, per recuperare quella dimensione della narrazione che è stata così importante negli ultimi, diciamo, negli ultimi 10 anni, soprattutto nel tempo della formazione permanente del clero. Ormai il tema della narrazione fa parte della nostra vita, dico nostra perché anche nella Chiesa allargata, non solo presbiterale, è entrato questo tema. E quindi come elemento caratteristico anche della formazione permanente per quanto riguarda la Chiesa di Padova. Un secondo motivo è per ricordare che anche la mattinata di oggi rientra proprio questo ambito della formazione permanente, che ha avuto un anticipo ieri in un incontro ristretto con Don Maurilio, dove c'è stato un confronto con alcuni responsabili della formazione del clero, giovani e non, e che prosegue oggi. Ecco, il tema della narrazione, l'intervento che abbiamo sentito prima del Vescovo ad Asiago, ha sottolineato alcuni aspetti dell'esperienza del prete, in particolare il tema del cambiamento. L'ha detto chiaramente il nostro Vescovo, che nella sua esperienza e soprattutto poi nel passaggio da prete a Vescovo c'è stato un cambiamento, ci sono state delle modifiche, c'è stato un punto di vista diverso. Però ha ricordato anche le meraviglie del Signore, le grandi miserie umane, l'amore per la Chiesa che l'ha sempre mantenuto fedele e forte al suo ministero, anche il fatto che il peso non si può sostenere da solo. E anche la formazione, ci ricordava Don Maurilio ieri, non può essere una cosa solitaria. Il fascino di Gesù nel proprio cuore, ha detto il Vescovo, e il fatto di non separare mai Cristo e il mondo. E ha anche detto che nella sua esperienza ha anche capito molte cose, questo ci fa dire che non si finisce mai di cambiare oltre che di capire. Appunto il tema del cambiamento vorrebbe essere un po' il filo conduttore di oggi. Ricordando anche che abbiamo alle spalle le settimane di Burca, abbiamo il lavoro affidato alle congreghe e ricordo che chi non ha ancora consegnato la scheda è pregato di farlo in tempi brevi. E poi abbiamo in prospettiva l'Assemblea dei Vescovi che nel prossimo autunno tratterà proprio questo tema. Quindi questo è lo sfondo e lo scenario di oggi. Adesso mi accomodo anch'io perché sennò mi lascio da soli. Allora, questa mattina abbiamo pensato di fare un dialogo, chiamiamolo più che intervista, a due voci. E abbiamo con noi appunto Don Maurilio Guasco, un personaggio, un prete, uno studioso, un teologo, uno storico, sarebbero molti gli attributi da dare, che molti di voi già conoscono, sia per la sua esperienza appunto di accademico, di conferenziere, di rapporti con il Sud America, che conosce molto bene, anche molti nostri missionari lo conoscono. È nativo di Alessandria, ha festeggiato 2 anni fa i 50 anni di sacerdozio, quindi siamo in tema anche con la giornata di oggi. Come formazione
ha una sfilza di curriculum lunghissimo, dal dottorato in teologia alla Gregoriana di Roma, la licenza in scienze sociali e la specializzazione in sociologia religiosa a Parigi, la laurea in diritto storico alla facoltà di lettere e filosofia di Torino, ma soprattutto questa esperienza accademica di oltre 40 anni come docente in un'università pubblica di storia moderna e contemporanea, dall'85 di storia del pensiero politico contemporaneo, quindi una figura poliedrica, con esperienza di vita multipla, ha avuto anche l'esperienza del prete operaio, breve ma intensa, e tra alcune altre note che voglio così rilanciare, giusto per avere davanti il panorama della persona che sarà con noi, l'esperienza in una comunità di preti, la comunità di San Paolo, che ha avuto anche dei ragazzi in affido, un'esperienza molto forte e articolata. E poi, visto che siamo in terra di mondiali e molti di voi sono appassionati di calcio, ricordiamo che è anche allenatore della squadra di calcio degli studenti di scienze politiche della sua università, quindi vedete che si spazia. Ecco, con Don Maurilio e Don Antonio, perché oggi la chiamo così, visto che siamo in ambito dei 50 anni di sacerdozio, cercheremo di affrontare il tema del prete, del cambiamento del prete, affrontando alcune fasi, alcuni periodi della vita del nostro vescovo e poi rilanciando gli episodi che il nostro vescovo ci narrerà con una lettura attualizzata anche nel contesto di oggi, della Chiesa, ma anche storica, da parte di Don Maurilio. Daremo il tempo un po' a stettini perché entro le 11 dobbiamo chiudere, perché alle 11:15 c'è la messa, quindi a voi mi raccomando i tempi. Affronteremo quattro passaggi, quattro momenti che secondo noi sono stati indicativi di alcuni cambiamenti nella vita del nostro vescovo. E in quanto il cambiamento è anche un cambio di marcia, vedere con una prospettiva nuova, mettersi in crisi a volte e anche fare dei passi indietro per fare di più in avanti. Allora, Don Antonio, andiamo indietro nel tempo. Era 1964, 5 luglio, quindi manca poco, insieme ad altri compagni viene ordinato presbitero dal vescovo Bortignon. Siamo in pieno concilio ecumenico Vaticano II, c'è aria di attesa, di cambiamento, anche di sconsolamento. Diventa prete, quindi esce dal seminario, entra nell'attività pastorale, però in realtà subito viene scaraventato a Roma in qualche modo, no? Quindi chiamato alla vita accademica, alla preparazione accademica. Si esce dal seminario, si entra nel quotidiano, cambia qualcosa, siamo in epoca preconciliare. A lei cosa è successo? Bene, pensando a quegli anni, prima di tutto una memoria che già negli ultimi anni di seminario si avvertiva che c'era un'atmosfera diversa. Il clima generale era determinato da Papa Giovanni XXIII, da Kennedy, c'era un'atmosfera nuova, l'Italia era uscita dalle macerie della guerra, c'era già un certo benessere, quindi si respirava qualcosa di nuovo, no? Di una grande attesa, vorrei dire anche di tanto ottimismo. L'atmosfera, ad esempio, completamente diversa da quella che respiriamo oggi, questo me lo ricordo molto bene. E poi è venuto per me, diciamo, prima di tutto, una scelta del vescovo totalmente inaspettata. Per capirla bisogna anche ritornare indietro e pensare che io ero nato fuori diocesi, nato battezzato a Rottanova di Cavarzere, provincia di Venezia, diocesi di Chioggia. E quando sono andato in seminario abitavo in diocesi di Verona. Ho scelto di venire a Padova passando momentaneamente per Padova. E dopo l'ordinazione io che mi rimasi a Legnago e feci anche un mese di cappellano a Soave con il cappellano di allora che mi conosceva e poi mi chiama Vescovo Bortignon e ha dato tutti i nomi dei miei compagni e me mi manda alla Pontificia Accademia Ecclesiastica. Io neanche sapevo cos'era che esistesse una Pontificia Accademia Ecclesiastica. Adesso appunto dirò, si chiamava, vediamo appunto dei nomi e questo viene il punto, no?
Sapete, la prima obbedienza al vescovo tutti la facciamo, anche i preti novelli di oggi la ricevono come volontà di Dio, tutto così, tutto quello che padre Palozzo ci aveva insegnato in seminario era scontato, insomma, ecco. Se non che dopo un anno io e da Monsignor Cortignone disse: ma eccellenza, penso che la mia strada è l'Accademia dei Nobili, io sono nato a Rotanova, così quell'ambiente lì, dico, non mi va. E meno male, dico, che vado a fare un po' sabato domenica un po' di ministero alla parrocchia di San Gregorio Barbarigo. Io mi interessavo dei ragazzi, dei giovani, via dicendo, no. Ma il vescovo è movibile, e poi capì perché volevano assolutamente uno di Padova, e prima Monsignor Battisti, Zanza e altri avevano rifiutato, e quindi io dovevo stare lì. E un momento però molto importante nella mia vita, perché io capii una cosa, che dovevo fare affidamento sul Signore e su me stesso, punto e basta. E quindi ho detto: devo avere dentro di me un nucleo forte, perché tanto nessuno qua si interessa di me. Invece qua a Padova, qua a Roma, io sono uno dei tanti, così. E con mio padre spirituale quindi feci questa scelta qua, dico: io mi affido al Signore, punto e basta, che mi mandino dove vogliono, eccetto all'inferno. Questo per me è stato molto importante dal punto di vista spirituale. Poi, ecco, scrissi all'Università Laterano, poi frequentavo le scuole, scuola della Pontificia Accademia Ecclesiastica. Avvenne che quell'anno io, vedendo così, no, vedendo subito al vescovo, andai a Roma per vedere cos'era sta accademia, e fui il primo della mia classe che entrai. Ecco, nel quarto anno questo diventava decano, pur essendo io più giovane di età. 68, io l'ho vissuto proprio in pieno. E si sentiva questo fermento che arrivava da prima, e lì all'Accademia proprio si sentiva in maniera totale, perché gli studenti ormai venivano da tutte le parti. Per esempio c'era Perstein che veniva dall'Olanda, mi ricordo ancora Guy che veniva da Quebec, dall'Africa, eravamo una comunità internazionale, e già questi, come seminaristi o preti, non erano più abituati a quello stile lì. Per farla in breve, il 68 fu lì al Cadello con suo Giulio. Non ci stava più a quelle regole che ci avevano imposte, ecco, su tutti i piani. C'era questa, quindi, apertura nuova, soprattutto al mondo, alla cultura, alla società, nuovi stili e via dicendo, no? E il presidente di allora era invece un sorparo, con quale io mi consultavo, essendo io rappresentante degli alunni, così vedevo che non capiva. E insomma c'era una grande insoddisfazione. Allora io ho preso una decisione un po' autonoma dal presidente, e cioè disse a tutti i miei compagni: sentite, ci raduniamo qua la sera per tre sere e voi dite tutto quello che volete. Io vi ascolto a quale parlavo io col presidente, così, no? E quindi ci radunavamo per tre sere e mi venne fuori di tutto. La cosa suscitò molto scalpore nella segreteria di Stato da cui vedevamo, perché dicevo: questi qui stanno facendo la rivoluzione. Allora io raccolsi tutte queste cose, dando possibilità di sfogarsi, di dire tutto quello che pensavano, e alla fine io le dassi un po' una lezione. E invece di poi confrontarmi a nome dei studenti con il presidente, venne Monsignor Pennelli, che era il sostituto della segreteria di Stato. E io parlai due ore, stiamo due ore insieme. Ecco, e questo era ormai verso la fine dell'anno scolastico del 68, consegnai un po', ecco, commentandola un po' questa relazione, quello che erano delle aspettative degli studenti. Poi finì l'anno, io cercai di concludere la tesi che feci in tutto quel tempo sia all'università e sia all'accademia, e poi partì per Nicaragua. Ecco, e quindi ho chiarissimo l'idea del 68, ma il 68 poi per me ebbe un altro risvolto, perché io arrivai in Nicaragua in agosto.
Aspetti, lasciamo la carriera diplomatica dopo. Ci fermiamo un attimo e diamo la parola a... Un altro aspetto del 68 che mi ha... Prima è quella della carriera diplomatica. Perché in quell'anno lì Paolo VI, che io avevo incontrato già 3 volte a Roma, andò a Medellin e fece il 23 agosto un grande discorso ai campesinos. E io lo lessi e insieme con la situazione che trovai in Nicaragua mi fece un'impressione enorme. E quello me la porto ancora dietro. Quindi per me quegli anni lì, quel 68, come ho vissuto spiritualmente, è stato fondamentale, vorrei dire, anni molto decisivi in un certo senso. Quindi sul buio e cambiamenti, decisioni, ma anche il tema dell'ascolto. Ecco, Don Maurilio, c'è il tastino bianco. Perfetto. Rileggiamo questi tratti personali, dell'esperienza personale di Don Antonio alla luce dell'oggi e quindi anche dei nostri preti che escono dal seminario, una situazione che possiamo dire comunque che ha un suo movimento. Il Vescovo sottolineava che allora c'è la più speranza di oggi. Ma sai, la speranza è un dato molto soggettivo. C'è chi spera quando cade nel pozzo e chi non spera quando è a tavola sta mangiando, cioè... Sì, no, ho capito. Però io vorrei fare un elenco, visto che insomma, credo che un terzo o un quinto dei preti abbiano più o meno più di 50 anni e quindi vorrei fare un elenco di cose che succedevano in Italia per poi concludere sul 68, mentre il Vescovo stava vivendo il suo dramma della chiamata prima all'Accademia e poi dopo all'Episcopato, dopo. No, a me mai successo, cioè, mai nessuno mi ha chiesto se volevo diventare, ma mai, cioè, io, tipo, prima o poi me lo chiederanno, sono stato al Caprari, niente, ma no, non interessa. Sì, però guarda che coincidenza, dal punto di vista della speranza, da qualche anno in Italia c'è il crollo delle vocazioni al sacerdozio e c'è un aumento vertiginoso delle vocazioni dell'Episcopato. Cioè, sono quelle cose. E cioè, si dice che il mondo è una valle di lacrime in cui si piange abbastanza bene. Ci sono dei vescovi che prendono sul serio il loro ruolo e si disperano. Ci sono di quelli che lo prendono liberamente e sono i uomini più felici del mondo. Li salutano tutti, si vestono bene, mangiano bene, hanno 3 suore indiane che dicono di essere in missione in Italia e li lavano i piedi la sera. Cioè, c'è tutte le cose belle. Però a prescindere da questo, non è il suo caso, se no non sarebbe qui. Non vorrei fare un elenco di cose che probabilmente molti di voi avete vissuto, ma che sono molto significative. Beh, c'è il concilio, lasciamo stare un momentino, io ho partecipato per assegnare la prova, ma in quegli anni del concilio, dal 57 in poi, i vescovi italiani stanno fortemente discutendo sull'ipotesi del centro-sinistra. E il cardinale Siri dice questo non si farà mai. E nel 1960 l'osservatore romano scrive punti fermi dicendo oltre questo non si può andare. Come lei da esperto diplomatico sa, quando l'osservatore romano dice questo non si farà mai, vuol dire che domani si sta facendo. E infatti non si farà mai e nasce il centro-sinistra, quello organico del 63. Ma è interessante, l'anno 62 sarà il concilio, l'anno dopo si fa il centro-sinistra. E in quello stesso anno, 63, è una delle encicliche più straordinarie, Pacem in Terris, 1963. E potrei dire che questi sono veramente gli anni della speranza. Quel quadriello si chiude con un'altra enciclica, Populorum Progressio del 67, quasi alla vigilia del suo viaggio a Medellin, ma anche di altre cose, che è un'enciclica piena di speranze. Cioè un'enciclica che in qualche modo accetta l'ipotesi che stava sorgendo in quel momento dello sviluppo come figlio, lo sviluppo dei paesi sottosviluppati sarà trainato dallo sviluppo dei paesi sviluppati. Pochi anni dopo ormai sarà la periodo della dipendenza che è molto diversa. Comunque, nel 68 però ci sono altri due, oltre all'avvenimento appena ricordato, c'è un atteggiamento molto critico verso il Papa che pubblica l'Umane Vitae e crea nel mondo, negli episcopati mondiali, alcuni tacciono, alcuni sono abbastanza perplessi.
non è, diciamo almeno così, insomma, dico quando rimane vita attiva, quella che poi sarà la lettura successiva, ma in quel momento però, e quindi nel problema del 68, qui cito tre o quattro dati, soprattutto uno che ci aiuta un po' a capire l'oggi, e cioè tra nel 67, con grande sofferenza di Paolo VI, a Trento un gruppo di universitari occupa la basilica e fa il quaresimale. Fra questi gruppi c'è anche Curcio, fra gli altri. Da Firenze parte una lettera di solidarietà a questi che hanno occupato dall'isolotto di Firenze, e quell'anno nasce la comunità dell'isolotto che traina con sé una serie di altre comunità. Questo è un dato molto forte nella storia della Chiesa, questo delle comunità di base, perché se è vero che c'è l'isolotto, c'è il Vandalino, c'è Regina, ci sono in Italia in quel momento, tra il 68 e il 69, 8.000 comunità di base, non sono tutte come questa qua. Per molte delle comunità di base sul modello sudamericano, cioè una serie di gruppi che si radunano ma legati a una parrocchia. Non è il caso di ricordare, qualcuno di voi lo conosce, fra i vari gruppi di comunità di base c'è anche un signore che si chiama Enzo Bianchi e che parte quell'anno, vive, dopo essere stato in Torino, ma vive dopo 2 o 3 anni da solo a Bose. Chi è stato a Bose oggi sa che cosa diventa quella cosiddetta nuova comunità di base. Ma c'è anche questo non va dimenticato sempre per quanto riguarda la storia politica, tra il 69 e il 70 vengono ritirati gli assistenti delle armi, perché l'armi a Vallombrosa annuncia la svolta socialista, seguita in questa da Fucci. E questo. Però, sono questioni di chiesa locale, diciamo. Però Paolo VI di fatto annuncia il ritiro degli assistenti dalle armi, siamo tra il 69 e il 70. E l'elemento che vale ancora da ricordare, e questo così concludo sull'oggi, con il 64-65 incomincia la crisi numerica del clero. Do alcune cifre un po', non esatte ma quasi. Nel 62-63 in Italia abbiamo 30.000 seminaristi, cioè è il top, il numero maggiore di seminaristi italiani è nel 62. 10 anni dopo ne abbiamo 9.000, da 30.000 a 9.000. La crisi degli ingressi dei seminari si colloca fra il 64 e il 75. In quel decennio abbiamo il tracollo degli ingressi dei seminari, ma fatto ancora più significativo, sempre in quel periodo lì, abbiamo il passaggio da una media dell'1% di abbandoni del ministero da parte di preti al 10%. Ma l'aspetto interessante, che viene spesso detto male, e molti diranno, la colpa è del concilio. 69, 70, 71, i preti se ne vanno, la colpa è del concilio. Ma come quasi sempre i sociologi, meno gli storici, i sociologi ignorano le date, non le vogliono sapere, se no il loro sistema non funziona. C'è un piccolo dato: gli abbandoni si collocano fra i 30 e i 40 anni. La maggior parte degli abbandoni è fra i 35 e i 40 anni. Se uno ha 35 anni nel 1970 è prete, non è stato in seminario dopo il concilio, ma prima. Allora il problema che nasce è se negli anni 50 i seminari avevano capito che cosa stava succedendo, non è così di colpe di analisi, cosa stava succedendo. È chiaro che il concilio scatenato sui forzi eccetera, ma gli abbandoni sono soprattutto. Ed è interessante altro elemento che segnerà gli anni successivi, lo stesso avviene nel mondo delle suore. Ci sono nel mondo, nel 65-66, 1 milione qualche cosa di aborti, non direi aborti perché sembra il suore aborti, però 1 milione circa di suore che diventano meno di 900.000, anche nel 10%. Ma l'età è la stessa. Noi abbiamo negli anni 80, nei monasteri italiani, nelle case religiose italiane, una grande difficoltà di dialogo, perché abbiamo, ritornano gli ingressi giovani e poi abbiamo il vuoto fra i 30 e i 40 anni, che è molto interessante dal punto di vista dell'analisi, perché manca una generazione. Ora, quel 68 ha una serie di conseguenze, ma forse le conseguenze universitarie si risentono anche nella Chiesa. E cioè, in positivo c'è il fatto che nasce un dialogo molto più forte. Cioè, quel concetto dell'ubbidienza, non va dimenticato che
la lettera di una professoressa di Don Milani, che viene allora considerato il manifesto del dissenso solo dagli stupidi, solo gli stupidi considerano quella lettera il manifesto del dissenso, ma è del 67. E in quello stesso anno Don Milani, che poi muore, si scrive anche l'obbedienza non è più una virtù, dimostrando il perché, insomma, con altre categorie. Però certamente nella Chiesa incomincia un dialogo diverso fra i vescovi e i preti. Il concetto di obbedienza non è più cambia, ma cambia completamente. Ora, questa crisi numerica del clero, che finisce nel 78, cioè nel 78 il numero di ingressi nei seminari incomincia a ricrescere. In modo strano, la mia diocesi, il mio vescovo dice, abbiamo avuto l'aumento del 100%. Boh, detto 100% fa colpo, ma se uno dice prima ne entrava uno all'anno, adesso sono due, è diverso. Cioè, vedete come le cifre, il sociologo dice un andato del 100%, lo statuto dice che c'è un 2, però è già un segno positivo, vedete come le cifre sono. Però incomincia un altro elemento, concludo su questo, cambia nel mondo la geografia vocazionale, cioè incominciano ad aumentare preti e suori in Africa e in Asia, mentre diminuiscono in Europa. Negli anni 80, su 3 seminaristi in Europa, uno è polacco, su 3, uno è polacco, che è fatto da tenere presente, insomma. Io non so se qui ci sono i polacchi, ma comunque, perché poi venivano a studiare in Italia e poi in quel momento tendevano a rientrare, perché solo per prendere il pane in Polonia facevi una notte di coda, in Italia entrare nel negozio a comprare è un piccolo dettaglio, ma siccome dacci oggi il nostro pane quotidiano rimanevano in Italia. E il problema oggi cambia la geografia tradizionale, ma cambia, concludo su questo perché è un problema che sono constatati in molte diocesi, non so a Padova, se in seminario fino agli anni 60 su 100 che entravano al seminario maggiore, 93 venivano dal seminario minore, e cioè i buoni, i cattivi, i furbi, i meno furbi, vanno a fare tutti lo stesso tipo di formazione. Le medie, ginnasio e liceo, un po' di latino, un po' di greco, un po' di padre della Chiesa, un po' di tutto sport, un po' di disobbedienza, un po' di romanzi letti di nascosto durante le loro lezioni, questo ci fa così, credo ancora oggi, anche in università, però vabbè, i seminari si dicevano romanzi un po' così di contestazione ecclesiale, in realtà pornografici, adesso succede il contrario. Però il dato nuovo che non cambia più è che a partire dagli anni 80 il seminario entra l'operaio di 40 anni che ha fatto terza media, entra l'ingegnere, per cui abbiamo il problema nel seminario maggiore oggi, che è una delle conseguenze del cambiamento della vocazione. Abbiamo una situazione molto disomogenea, per cui nei primi anni di seminario, tanti auguri ai rettori dei seminari, hanno un problema di come dare un minimo di base comune, perché quando uno spiega ai ragazzi Hegel e quello dice era la mezzala destra del Borussia nel 1970, e dice effettivamente una mezzala che distribuisce, sapete, la destra, la sinistra hegeliana, la cipallone, tutte queste cose, però era un buon problema quando il seminarista, pensando a Hegel, pensava appunto alla mezzala del Borussia, che è un personaggio straordinario, la mezzala del Borussia era un giocatore eccezionale, però pensava a questo. Ora, al di là delle battute rimane il fatto che le conseguenze del cambiamento vocazionale le abbiamo oggi, le viviamo oggi. Però ecco, il decennio duro è il 65-75 dal punto di vista del mondo, che sono gli anni in cui lei viva l'Accademia e fa le cose che se ne ricorda, perché c'è chi se ne va, ma c'è anche chi all'interno cerca di modificare le cose. Grazie, Don Maurizio.